Nulla di positivo dal punto di vista turistico qui ad Alghero, nella provincia di Sassari, secondo il rapporto dei ricercatori dell'Università di Alghero. Siamo qui con il direttore dell'Università, Arnaldo Cecchini. Nulla di positivo l'anno scorso, quest'anno chissà che non vada meglio, bisogna sempre essere ottimisti. In realtà, come è andato l'anno scorso, lo potete vedere dal rapporto, lo potete sentire da quello che dicono i miei collaboratori. Quello che credo sia importante è questo fatto, che il fenomeno del turismo è un fenomeno molto complesso, è un fenomeno plurale, non singolare, e quindi avere degli strumenti e dei meccanismi attraverso i quali questo fenomeno viene considerato, preso in considerazione, valutato, misurato, è assolutamente essenziale per fare quelle azioni, quelle politiche che sono fondamentali per gestire e indirizzare il turismo nella migliore direzione. Io non sono un esperto di turismo, quindi è importante che le politiche turistiche vengano fatte da chi se ne intende. Quello che io posso dire è solo questo, che delle buone politiche per i turisti sono buone politiche per gli abitanti. Ci troviamo in compagnia di Christian Cannaus e Giuseppe Onni, ricercatori dell'Università di Architettura di Alghero. Hanno prodotto una ricerca sul turismo rispetto alla stagione passata. Quali sono i risultati di questa ricerca? Questa ricerca illustra sostanzialmente i numeri di una crisi in atto, ma che chi chiaramente vive a Alghero già ha potuto vivere sulla propria pelle. Abbiamo l'anno turistico peggiore degli anni 2000, i numeri sono i più bassi in assoluto, ma soprattutto quello che emerge dalla nostra ricerca è che chi non è venuto lo scorso anno ad Alghero sono soprattutto gli italiani. Quindi rispetto al movimento turistico che abbiamo tutti gli anni, abbiamo registrato numeri importanti, anche il 33% rispetto agli anni passati in meno di italiani. Per quanto riguarda la provincia di Sassari? Per quanto riguarda la provincia di Sassari, i dati replicano sostanzialmente quello che è accaduto per la città di Alghero, quindi i dati dimostrano un notevole calo nella presenza soprattutto degli italiani, con un piccolo segnale positivo, se vogliamo, che è semplicemente quello di un incremento minimo nella presenza degli stranieri. Tutto questo è dovuto, come abbiamo scritto nel nostro rapporto, soprattutto al fatto che c'è grossa difficoltà a viaggiare, soprattutto via nave, perché se vediamo dai dati che crescono costantemente i viaggi via aereo, invece quelli via nave sono in fortissimo calo, e questo è probabilmente dai dati esplorati il segnale più evidente del fatto che su tutto il territorio della provincia di Sassari è stato l'annus horribilis. Negativi i risultati del rapporto prodotto dal Dipartimento di Architettura di Alghero. Cosa ne pensa Stefano Visconti, presidente del Consorzio Riviera del Corallo? Beh, senz'altro una delle concause è stato un sistema di trasporti che ancora non funziona, tanto via aerea quanto via navale. Non abbiamo una continuità territoriale vera, ragion per cui il peso del costo del biglietto, soprattutto navale, incide tantissimo sul budget della vacanza. Nonostante la presenza delle compagnie low cost che atterrano sull'aeroporto di Alghero, probabilmente questo dato, questa volta positivo, non ha controbilanciato l'aspetto negativo del caro traghetti che ha condizionato anche l'estate passata. Che cosa ne pensa l'assessore al turismo del comune di Alghero, Almaccardi? I numeri di per sé sono indubbiamente drammatici e sconfortanti e rispecchiano una situazione estremamente problematica che ha visto il culmine negativo proprio nel 2012. I numeri per il 2013 potrebbero forse farci pensare adesso ad inizio di stagione ad un cambio forse in leggero ottimismo. Quello che invece ci serve e che dobbiamo trarre da questa analisi non è tanto la raccolta dei dati quanto
quanto quello che i numeri ci dicono, cioè andare ad analizzare che cosa effettivamente manca, cosa è mancato, qual è il tipo di turismo che non è stato presente negli ultimi anni e che è in forte calo, perché solo questi dati effettivi ci possono dare il supporto per creare delle risposte, cioè delle politiche adeguate per poter poi rispondere alle sfide del turismo dal 2013 in poi. Se noi andiamo nei mercati e ci proponiamo a loro dicendo noi siamo belli, abbiamo i parchi, abbiamo un territorio fantastico, dietro ogni curva che percorriamo ci si apre agli occhi uno scenario che si vede solamente nei film di fantascienza. Se noi diciamo tutto questo è bellissimo, ci guardano, fanno un sorriso, però non basta. Noi dobbiamo, oltre, abbiamo parlato di promozione, no? Oltre a promuovere, che è la cosa che piace molto ai sindaci, oltre a promuovere queste bellezze, noi dobbiamo agganciare a queste la parte commerciale, dobbiamo essere in grado di fare la promo commercializzazione. Significa che se parliamo di 4 giorni in Sardegna, tra i parchi e la natura, e li muoviamo tra il parco di Porto Conte, l'isola della Sinara, i parchi di Rebocca di Bonifacio, li facciamo sostare a pranzo nei nostri agriturismo e ristoranti migliori, li diamo in mano delle cooperative di giovani straordinari che gestiscono come fosse casa loro i beni archeologici del territorio, se noi non facciamo questo, i nostri visitatori da noi non verranno mai. C'è bisogno di un organismo che se ne occupi. Questo è il sistema turistico locale. È l'organismo che deve fare la torta, è il grande laboratorio che mette intorno al tavolo i soggetti che concorrono a formare i prodotti turistici, i turismi, e li accompagna alle porte del mercato. Se noi non facciamo andare via i visitatori con la consapevolezza che hanno visto il 3% di quello che abbiamo da offrirgli, quelli non ci tornano, non ci possono tornare. E allora, se nelle hall abbiamo gente che dice non andare lì perché c'è la strada brutta e tuo figlio vomita, quando invece gli dobbiamo dire che solo fare quel viaggio da Alghero verso Bosa è una vacanza nella vacanza, noi abbiamo sbagliato tutto. Il fenomeno costo non è stato governato, il turista non è stato fidelizzato. Come si chiama il signor XY che va nell'albergo? Non lo sa nessuno, lo sa albergatore Ryanair. Il territorio non lo sa. Non abbiamo la mappatura, non possiamo fare offerte, non possiamo coinvolgere quella persona a tornare ad Alghero o a fargli fare N cose ad Alghero. Non riusciamo a mappare il turista.